Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli in uscita la prossima settimana, forse. Allora, vi spiego cos'è successo. Stavo preparando un episodio ricchissimo del TG Poro, accumulando notizie durante tutta la settimana. Avevo già pronta la scaletta e anche parte del copione, quando ecco che nella notte di sabato si scatena l'inferno e si riaccende la scintilla della speranza per quanto riguarda i rumor su Switch 2. Allora ho deciso di fare un episodio speciale dove cercherò di spiegarvi quello che sta succedendo, cercando di darvi una prospettiva realistica su quelle che sono le voci di corridoio, anche perché ho già letto delle cose assurde e un entusiasmo probabilmente esagerato. Poi nel corso dei prossimi giorni arriverà un TG Poro canonico, dove spero di riuscire a recuperare gran parte della roba che per ora ci siamo lasciati alle spalle. Quindi, ora più che mai, supportate il mio lavoro, sopportatemi, ma soprattutto datemi gli esordi. Importantissimo. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Bisogna innanzitutto contestualizzare i rumor che analizzeremo e partiamo con un dato di fatto. Il prossimo 5 novembre ci sarà il consueto meeting tra Nintendo e gli investitori, dove i rappresentanti della grande N dovranno dare una panoramica di quella che sarà la roadmap dell'azienda da qui fino ai primi mesi del 2025. Solitamente in questi incontri si commenta il rendimento dell'azienda e si discute su quali fattori contribuiranno a una crescita del fatturato, siano questi videogiochi, elementi esterni al mondo dell'intrattenimento digitale come film o parchi a tema, o perché no, nuovi hardware. È ovvio che se prima di questo incontro non sarà svelata Switch 2, questa non potrà essere un argomento di discussione, al massimo si potrà toccare il tema semplicemente con un la console sarà annunciata entro la fine dell'anno fiscale, ma intanto questa è la strategia per Switch 1 fino a marzo 2025. Quindi la prossima settimana, l'ultima disponibile prima del 5 novembre, sarà determinante, è l'ultima finestra possibile per il reveal della console prima che ci sia l'incontro con gli investitori e che poi si entri nel vivo del periodo natalizio. Se deve esserci un reveal nel 2024, non è così assurdo pensare che sia nei prossimi giorni, altrimenti, fossi in voi, mi metterei l'anima in pace e aspetterei fino al 2025. Un altro elemento molto importante da tenere a mente è che l'annuncio di Switch 1 arrivò proprio durante la settimana precedente all'incontro con gli investitori di novembre 2016, quindi il timing potrebbe essere perfetto. Vi ricordo che in questa occasione il trailer di presentazione fu brevemente anticipato da un tweet sui social che invitava gli utenti a essere tra i primi a scoprire il Nintendo NX, il nome in codice di Switch. Tra il tweet e il trailer c'era un gap di meno di 10 ore, quindi praticamente uno shadow drop. Quindi eventualmente ci sarà da controllare i social di Nintendo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda invece i rumor veri e propri, la prima scintilla che ha fatto tanto discutere è stato il trailer di Yuka Replay Lee, dove veniva annunciato l'arrivo di questa remastered su console. Ne abbiamo già parlato in uno short ieri, ma vi riassumo la faccenda al volo. Alla fine di questo trailer c'è l'elenco delle piattaforme su cui arriverà il nuovo titolo targato Playtonic e tra queste figurano PlayStation 5, Xbox e un generico Nintendo su cui si poggiano due occhi molto curiosi. La stessa situazione si è ripetuta anche nel tweet di accompagno a questo trailer, dove la piattaforma Nintendo veniva affiancata dall'emoji dei due occhioni. Ora c'è chi ha voluto vedere un indizio sul nome della prossima console, Nintendo sì o Nintendo AI, ma secondo me qui si vola un po' troppo con la fantasia. È solo una trovata per attirare l'attenzione e giocare sul fatto che tutti gli occhi sono puntati su sta benedetta console, che esiste, tutti ci stanno sviluppando sopra, ma finché Nintendo non la svelerà ufficialmente non se ne può parlare. Insomma, è innanzitutto una bella trovata pubblicitaria per attirare su di sé l'attenzione di tutto il pubblico Nintendo. Se non ci fosse stata questa trovata finale, più della metà di voi non si sarebbe manco accorto dell'uscita di questa remastered e avrebbe continuato a ignorare Playtonic e il suo brand di punta, Yooka-Laylee. C'è però la sensazione che il tempismo di questo trailer non sia del tutto casuale. In fondo l'abbiamo detto, la prossima settimana sarà decisiva. E se effettivamente qualcosa dietro le quinte si stesse muovendo? Fermi tutti, prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video, Otoji Retro Games. Tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito. Per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otoji Retro Games, il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming. Sul catalogo di Otoji, che si aggiorna ogni settimana, potrete trovare di tutto, giochi provenienti da ogni epoca e console, dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi. Ma la cosa più importante è che Domenico di Otoji sa il fatto suo, è un grandissimo appassionato, sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione. Sono queste le cose che per me fanno la differenza.
Poi, se volete liberarvi di qualcosa, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno. In descrizione trovate il link al sito, mi raccomando, guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti. Ed è qui che entra in gioco uno dei pochi insider credibili del momento, PH Brasil, che si è espresso in merito anche se le sue parole sono state male interpretate. Su Reddit sembra infatti che PH Brasil abbia delle informazioni a riguardo, ma durante uno dei suoi ultimi podcast l'insider ha ribadito chiaramente: io non lo sei, io non lo so, ma comunque credo che qualcosa succederà. Vi riporto la traduzione di quello che è stato detto in questo segmento: non lo so quando sarà, ma penso che sarà la prossima settimana. Parlerò apertamente. La prossima settimana, tipo lunedì o martedì, nelle ore chiave, controllerò il Twitter di Nintendo e continuerò a premere F5. Tutto porta adesso. Sarebbe molto strano se passasse la prossima settimana. Per quelli che non lo sanno, la prossima assemblea degli azionisti di Nintendo è il 5 novembre, ovvero tra 2 settimane, e Nintendo non ha niente. E fino a qui il leaker non aggiunge nulla, è esattamente quello che abbiamo detto fino adesso. Ma viene poi data una nuova prospettiva molto interessante sul contenuto di questa assemblea. Vi do la traduzione anche di questa parte. Nell'ultima riunione degli azionisti, a maggio, fu quando Furukawa disse che avrebbero rivelato maggiori informazioni su Switch 2, ed era la prima volta che menzionavano ufficialmente la console. Ma già allora c'era una perplessità nell'aria con gli azionisti che chiedevano: ma allora dov'è questa console? Sentendone già il bisogno di parlarne in modo più approfondito. Ora non hanno nulla a parte Donkey Kong Returns, che aveva già un remake per 3DS, e Metroid Prime 4. Non c'è nient'altro, e non possono arrivare all'assemblea degli azionisti senza avere nulla da mostrare. Quindi, nel peggiore dei casi, diranno solamente la data in cui sveleranno Switch 2 e nient'altro, ma è molto probabile che la mostrino in anticipo in modo da non dover spiegare nulla a nessuno, quindi penso che arriverà. Insomma, lo capite, non è un leak vero e proprio, ma semplicemente un ragionamento anche molto condivisibile su quella che potrebbe essere la strategia di Nintendo. Se gli azionisti già a maggio avevano dimostrato una certa impazienza nel vedere questa nuova console, ora sarebbe difficilissimo presentarsi di nuovo a mani vuote, quando poi, al di là della next gen, ci sono solo 2 titoli first party previsti per il 2025, e mi dispiace dirlo, non sono neanche così entusiasmanti. Una è una remaster e l'altro è Metroid Prime 4, un titolo che io aspetto spasmodicamente, ma parliamoci chiaramente, non è un gioco che smuove le masse. Dato questo scenario però, io vi lancio un'altra ipotesi che non è stata considerata in questo resoconto. E se nei prossimi giorni non ci fosse l'annuncio di Switch 2, ma un nuovo Nintendo Direct? Se Nintendo vuole ancora temporeggiare, rimandare al prossimo anno l'annuncio della console, a questo punto potrebbero presentarsi all'incontro con gli investitori con un ventaglio di titoli pensati per colmare i primi mesi del 2025. L'assenza del Direct di settembre potrebbe essere giustificata con una presentazione prevista per fine ottobre, che abbia lo scopo di creare una solida lineup che si regga ancora interamente sulle spalle della prima Switch. E chiudiamo con l'ennesimo ritorno di Pioro, perché anche questo si inserisce perfettamente in questi giorni pieni di fermento. Vi ricorderete che il noto leaker, dopo essere stato colto con le mani nel sacco, aveva privatizzato il suo account e cancellato quasi tutti i suoi precedenti tweet, ma qualche mese fa era tornato con dei messaggi in codice che poi si sono rivelati corretti. Pioro, ancora una volta, aveva anticipato in modo molto criptico l'arrivo di 2 nuovi giochi, ovvero lo Yakuza piratesco e Rent a Hero Z. E ora improvvisamente il suo nome utente su Twitter è stato sostituito dall'emoji dei 2 occhi, la stessa del trailer di Yuka Replayly, e il banner profilo riporta ora un'immagine promozionale di Alarmo. Senza andare a incastrarci nella numerologia dietro questa immagine, fermiamoci a quello che sembra essere il significato più superficiale, ma almeno apparente. Occhi aperti perché è quasi ora. Qualcosa di grande sta per essere annunciato. Ma, domanda delle domande, Pioro è ancora una fonte affidabile oppure si sta semplicemente gettando nella mischia per fare un po' di casino? Beh, di sicuro il suo contatto con Nintendo è saltato, quindi le informazioni non gli stanno arrivando tramite un insider diretto. Però i 2 precedenti leak con cui è tornato alla ribalta sono entrambi di casa Sega, ed è probabile che gli studi di terze parti si stiano preparando in qualche modo all'annuncio della console, magari proprio rendendo ufficiali i primi titoli che stanno sviluppando per la prossima Switch. Pioro, insomma, potrebbe essere venuto a conoscenza di un reveal imminente tramite qualche movimento strano interno a Sega. Che ne dite? Insomma, bracci, questo è tutto per oggi, spero di essere riuscito a spiegarvi con chiarezza quello che sta succedendo in questi giorni e perché effettivamente la prossima settimana potrebbe essere determinante per scoprire il futuro di Nintendo. Però insomma, vi ho dato tutte le coordinate per farvi una vostra idea senza dare per scontato nulla.
Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Noi ci vediamo presto con un nuovo video, che arriverà quando arriverà, chissà, magari dopo Switch 2. Ma voi nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Switch Michele 2, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Poro Switch.